Ciao a tutti, oggi parliamo di punto d'incocco. Vediamo come fisicamente si fa il punto d'incocco, ma soprattutto dove dobbiamo posizionare il punto d'incocco. Tutti i manuali dicono un ottavo, ma questo vale soprattutto per l'arco olimpico. Per l'arco nudo, ahimè, dipende da molti fattori e quindi è molto più conveniente trovare il sistema di posizionarlo al punto giusto, indipendentemente dalle capacità tecniche, soprattutto se abbiamo poche capacità tecniche. Quindi se abbiamo appena cominciato o stiamo per cominciare e vogliamo comunque far funzionare la freccia nel migliore dei modi. E la cosa principale da fare è trovare per l'appunto la posizione del punto d'incocco nel punto giusto. Oltre ovviamente a un sacco di altre cose che riguardano la messa a punto dell'arco, la scelta delle frecce, eccetera, eccetera, però esula da questo video. Comunque vediamo cosa ci serve. Intanto ci servono tre frecce impennate e tre frecce spennate, almeno tre frecce spennate, non una sola. La squadretta per controllare il punto d'incocco, il punto d'incocco che io consiglio di acquistare il Dacron B50, che costa pochissimo, costa neanche 10 euro una bobina grande ed è perfetto per fare il punto d'incocco, ne avete per tutta la vita ed è inutile acquistare materiale per punto d'incocco che costa solo più caro e non dà gli stessi risultati. Una taglierina e un accendino per poter poi bruciare il punto d'incocco e fermarlo esattamente nel punto giusto. Lo vedremo poi successivamente quando parleremo di come effettivamente manualmente si fa il punto d'incocco. Allora, intanto cosa dovete fare per prima cosa? Per prima cosa dovete fare il mirino 15 metri e cercare di mettere tre frecce nel giallo a 15 metri. Ecco, noi mettiamo tre frecce nel giallo a 15 metri, mettiamo che dopo che ci siamo fatti un po' stringhe del mirino a 15 metri, abbiamo messo tre frecce nel giallo, o comunque dovete riuscire a mettere tre frecce con un diametro di 20 cm, qua sono 20 cm, dovete metterle almeno. Se non siete in grado di mettere tre frecce in 20 cm, tutto quello che stiamo dicendo è assolutamente inutile. Dopodiché tirate tre frecce spennate e ripeto almeno tre frecce spennate e mettiamo che le frecce spennate vadino in questa posizione a prescindere dal fatto che siano a sinistra, quindi probabilmente leggermente rigide. Noi dobbiamo agire sul punto d'incocco. Sul punto d'incocco io vi consiglio di utilizzare il nastro di elettricista. Prima di tutto utilizziamo il nastro da elettricista, perché se noi lo mettiamo sulla corda, ne tre o quattro giri e facciamo due punti di incocco, ci è molto più facile poterlo regolare, spostare per trovare poi il punto di incocco giusto. Quindi io vi consiglio di iniziare con il nastro del decisista. Questa è una misura giusta, è un centimetro, se ce l'avete più grande lo tagliate a metà e usate le due metà, molto semplicemente. Quindi cosa dovete fare? Se le spennate sono andate in questo punto, niente, dovete solamente seguire l'errore. Quindi se le spennate sono in alto dovete alzare il punto d'incocco, seguire sempre l'errore. Quindi prendete il vostro punto d'incocco e leggermente lo spostate un pochino più in su di un ottavo, di 3-4 mm. E poi tirate di nuovo le impennate e le relative spennate. Mettiamo che le spennate siano andate in questa posizione e quindi si siano abbassate. Può anche darsi che le frecce non risultino più tanto rigide come prima, perché aggiustando il punto d'incocco lo spine dinamico si potrebbe anche sistemare adeguatamente. Ecco, sono andate leggermente più basse, vogliamo affinare il nostro punto d'incocco, seguiamo anche questa volta l'errore e
abbassiamo leggermente il punto d'incocco. Abbassiamo leggermente il punto d'incocco, ritiriamo le impennate, ritiriamo le spennate e questa volta le spennate sono andate sul suo stesso piano orizzontale delle frecce impennate. Quindi il nostro scopo è stato raggiunto. Abbiamo riscontrato che le frecce impennate sono andate sulle frecce, sullo stesso piano orizzontale. Ok? Ora vediamo cosa è successo e se il nostro punto di incocco è risultato giusto, vediamo come misurarlo con la spadretta. Allora, cosa ci è convenuto fare? Avevamo detto prima che potevamo usare il nastro da elettricisti. Infatti abbiamo usato il nastro da elettricisti, eccolo qua, perché mettendo il nastro da elettricisti ci è molto più comodo farlo scorrere avanti e indietro, sia in su che in giù, per poter capire, siccome lo dobbiamo fare parecchie volte, per capire dove alla fine posizionare il nostro punto di incocco. Dopo tutte le prove che abbiamo fatto, mettiamo la nostra squadretta, ci posizioniamo esattamente sulla poggiafreccia, quindi andiamo esattamente ad appoggiarci con la squadretta sul nostro rest e andiamo a verificare il punto di incocco inferiore, quindi esattamente questo, dove va a finire. Nel mio caso, come vedete, sono 3 sedicesimi di pollice, quindi il mio punto di incocco iniziale inferiore deve stare a 3 sedicesimi di pollice. Dopodiché, a seconda di come sarà fatta la cocca della freccia, metterò il punto di incocco superiore e vediamo poi come fare, lo vedremo tra poco. Quindi vi conviene utilizzare il nastro da elettricista, così lo potete spostare tranquillamente, lui rimane fermo, dopodiché lo togliete e mettiamo il punto di incocco definitivo, che è questo qua, fatto col Dacron B50. Ok? Nel mio caso, dopo tutte le prove che sono state fatte, il punto di incocco migliore è un pelino sotto i 3 sedicesimi, quindi un ottavo più un sedicesimo scarso. E così adesso farò il punto di incocco definitivo e vedremo come si farà con il filo vero e proprio, che sarà il punto finale. Ecco, ora vediamo come fare il punto di incocco definitivo. Intanto abbiamo bisogno di un po' di Dacron, ne prendiamo, non siamo spilorci, ne prendiamo un bel po', diciamo una trentina di centimetri, due pezzi. Non bisogna essere spilorci, così possiamo tirarlo bene. Ecco, due bei pezzi. Poi cosa facciamo? La prima cosa che dobbiamo fare è togliere il primo punto di incocco, quello da elettricista. Lo togliamo. Ecco fatto. Ora mettiamo la freccia. Inseriamo la freccia, la facciamo appoggiare bene sul punto di incocco inferiore, prendiamo il nostro filo e in questo modo qua facciamo un giro, due giri, vedete, abbiamo fatto due giri, tiriamo e andiamo contro la cocca in questo modo qua. Ecco perché ce ne serve tanto, perché possiamo tirarlo comodamente. Lo teniamo sempre e lo facciamo con i pollici, lo tiriamo in modo tale che entri nel serving.
dopodiché facciamo uno e due giri di nuovo, andiamo e tiriamo, di nuovo uno e due giri, vedete, abbiamo fatto un nodo doppio, andiamo contro, tiriamo e anche questa volta coi pollici cerchiamo di tirarlo il più possibile. Lo facciamo ancora una volta, due nodi, ecco, tiriamo leggermente e lo facciamo ancora una terza volta. Bene contro, ecco, il nostro punto d'incocco è fatto. Io preferisco farlo quattro volte, quindi ancora una volta, di dietro, doppio nodo e il quarto nodo davanti. Perché lo faccio quattro volte? Lo faccio quattro volte perché lo vedo bene, mi piace averlo bello grosso. Ecco, a questo punto che abbiamo fatto il punto d'incocco superiore, possiamo tranquillamente togliere il nastro da elettricista inferiore. Lo togliamo. E facciamo esattamente quello che abbiamo fatto prima. Prendiamo il nostro filo bello lungo, non siamo stati a sfiorarci, e facciamo uno e due nodi e andiamo fin sotto il punto d'incocco. Bene sotto. Si creerà poi un gioco automaticamente, un po' di gioco il punto di incocco deve sempre averlo, perché ricordiamoci che noi facciamo string e quindi un pochettino di gioco dovrà sempre pur averlo, perché si forma un angolo molto acuto a causa dello string che facciamo sulla corda, e quindi anche se c'è un pochettino di gioco va bene. Doppio nodo di sotto, rifacciamo il punto d'incocco di sopra, doppio nodo e siamo a due, facciamo il terzo dietro, il terzo davanti, ancora uno dietro, per poi finire con l'ultimo doppio nodo davanti, uno e uno due, lo tiriamo bene coi pollici, ecco che sia ben contro, ecco fatto. Ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente tagliamo lasciando un centimetro. Abbiamo lasciato un centimetro. Perché abbiamo lasciato un centimetro? Ora togliamo la nostra freccia. Abbiamo lasciato un centimetro perché ora dobbiamo bruciare le parti in più, ma si fonderà e terrà il punto d'incocco ben fisso sul servine della corda. Vedete, lo brucio e poi col ditino non brucia. Non abbiate paura, non vi fate male, è possibile farlo anche ai minorenni, non si fanno niente, questo è un accendigas, quindi non c'è il pericolo di causare danni agli altri, a se stessi. E abbiamo fatto il nostro punto d'incocco. Diamo una controllata per sicurezza di quello che abbiamo fatto. Ci appoggiamo sull'appoggia freccia e come vedete è perfettamente un sedicesimo, cioè tre sedicesimi, un sedicesimo oltre l'ottavo. Abbiamo lasciato leggermente un pochettino di gioco sulla cocca, vediamo quanto gioco c'è, che è sufficiente a fare uno string senza pizzicare. Ecco che un pochettino si deve muovere, un pochettino.
un pochettino si deve muovere, non deve essere perfettamente stretta. La freccia si deve staccare lasciando un piccolo, non deve pizzicare troppo, quindi il servic l'abbiamo fatto giusto, e la freccia si deve staccare tirandola solamente di un centimetro, la freccia si deve staccare. Ecco qua, tutto qua, il punto d'incocco. Ok? Grazie, alla prossima.